Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Carmine per parlarvi di trasparenza. Ciao Carmine, raccontaci un Ciao. po' di questo valore. Sì, allora, ciao a tutti. Principalmente, come un po' tutti i valori del nostro Culture Deck, sicuramente la trasparenza è un valore personale, che qualcosa, una soft skill intrinseca, no? Che bisogna avere per poi portarla e trasportarla nel lavoro, così come tutti gli altri nostri valori del Culture Deck. E trasparenza è una tematica, una parte etica del nostro Culture Deck che mi piace molto, sia perché, come diciamo noi comunque, come abbiamo definito, è questa condivisione di esperienze individuali, knowledge sharing, proprio per portare al successo del team, dell'azienda e poi del singolo, ovviamente, come figura nel team. Però può essere applicata a tantissimi livelli. Come parte del team di post sales, sicuramente la trasparenza è un elemento molto importante con i clienti, connesso alla parte di comunque di empatia, fiducia e umiltà, perché la trasparenza verso il cliente è tutto, perché poi dobbiamo tutto a loro e insomma è giusto comportarsi in modo trasparente verso di loro. A livello marketing, sicuramente trasparenza nei confronti del pubblico con la condivisione del nostro culture deck. Non è da tutti farlo, non lo fa nessuno, quindi diciamo spogliarlo e far vedere a tutti i propri valori. Quindi è una cosa molto importante. Mi è successo in passato di vivere esperienze professionali dove la trasparenza non era concepita dall'inizio alla fine. Quindi penso a uno degli ultimi lavori che ho fatto dove in sede di colloquio mi era stato presentata totalmente un'altra azienda con totalmente altri obiettivi, totalmente altro fatturato e anche a livello di mansioni, proprio cose diverse da fare. Mentre poi una volta che entrato in azienda mi ero subito reso conto che c'era stato fatto proprio un overpromise, diciamo, su me stesso e che non l'ha fatto, insomma, sui dipendenti, perché poi voi non vuoi le cose vengono sgamate e quindi mi trovavo a fare altre cose su cui ero stato ingaggiato ma anche poca trasparenza verso fornitori, verso clienti, e non ha nulla, quindi questo è tutto vuoto, quindi non ha senso questo modus operandi, diciamo, verso questa Guarda, attitudine, verso. sulla trasparenza, che poi è vicino al valore della sincerità, io ho letto un libro e il fatto di non essere trasparenti è spesso peggiorativo, perché quando tu non sei trasparente con qualcuno del tuo team o in generale, di solito nascondi delle cose, però le persone tendono a pensare che ciò che loro non vedono sia molto peggiore spesso della realtà. Quindi, cioè, il nascondere in realtà non serve a poco, perché la percezione umana poi di ciò che tu non fai vedere è sempre, quasi sempre peggiorativa della realtà. Quindi è anche controproducente, è molto meglio dire guarda, fatturo 10, ok, invece di dire, allora, dire fatturo 50, se fatturi 10 è una bugia. Quindi è sincerità. Ma se tu non dici quanto fatturi, ok, cos'è che succede? Spesso succede che la persona, quando si fa questa domanda, la risposta, se non ce l'ha perché non gliela dai tu, la risposta spesso quasi sempre è peggiorativa. Quindi la trasparenza diventa anche un modo per raccontare l'azienda o raccontare le cose che facciamo in maniera spesso migliorativa sulla percezione delle persone che in effetti, con cui in effetti siamo in contatto. Quindi sicuramente trasparenza è fondamentale. Abbiamo iniziato tutti noi a fare un bel percorso anche con la registrazione delle call, eccetera, che secondo me va in questa direzione. Quindi bene, ottimo. Che dire, ti ringrazio, sono passati i nostri 4 minuti, grazie per la tua testimonianza e niente, ci sentiamo lunedì. Buona domenica. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.